Buonasera cari telespettatori di Caffè TV 24, un cordiale saluto a tutti voi da Nicoletta Rizzi. Una domenica sera, di solito non siamo abituati a vederci di domenica, ma ci vediamo al mercoledì con la trasmissione Stammi Bene, percorsi di salute e benessere. E invece da questa domenica ogni 15 giorni ci troveremo per parlare dell'educazione finanziaria. Allora, perché abbiamo voluto questo format? Intanto per migliorare le vostre cognizioni in campo finanziario, sapere dove rivolgersi ed acquisire maggiore consapevolezza. Sappiamo che gli italiani sanno poco di economia e finanza. L'ultimo rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie realizzate dalla Consob non hanno fatto che certificare la minima conoscenza della materia degli italiani. Da qui, con la consulenza della dottoressa Albertin, abbiamo deciso di realizzare questo talk show per parlare in maniera chiara e semplice, alla portata di tutti. La prima puntata di questa sera non poteva che non parlare di Smau Padova, che si è svolto giovedì e venerdì scorso presso la Fiera di Padova. Voi tra l'altro sapete che Caffè TV 24 è molto vicino alla fiera, abbiamo già fatto tantissime dirette. E per dirvi, Padova è capitale veneta dell'innovazione, tanto che Smau Padova è stata scelta anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali per presentare le misure a supporto delle imprese fatte dal governo, incluso il Fondo Nazionale dell'Innovazione presentato di recente. Proprio allo SMAU si sono messe in evidenza le esperienze di innovazione delle imprese del Nord-Est con progetti e tecnologie dirompenti che ci proiettano nel futuro nelle start-up innovative, che è l'argomento di cui parleremo questa sera. Vi presento subito gli ospiti. Al centro la nostra dottoressa Stefania Albertin, commercialista, revisore legale, esperta in finanza di impresa e valutazione e consulente di questa trasmissione e di Sei di Finance. Buonasera a Buonasera tutti, dottoressa. buonasera, E buonasera. poi passo al dottor Renzo Fornasiero di Sei Servizi Export Integrati, che è esperto in strumenti agevolativi per l'impresa. Grazie, buonasera dottore. E poi il dottor Antonio Guadagnino, Chief Executive Officer di Paradigma, che poi ci parlerà di questo grande progetto, di questa grande innovazione. Ne hanno parlato un po' su tutti i media, anche perché vede Padova protagonista. Insomma, voi avete mai sentito parlare di startup? Per dirvi, facciamo qualche nome di qualche startup. Voi usate Facebook, usate WhatsApp? Ebbene, loro sono delle startup. Ma c'è una differenza tra startup e startup innovativa? Glielo andiamo a chiedere subito alla nostra commercialista. Prego. Buonasera a tutti. Allora, la startup innovativa è proprio un regime a sé stante, particolare, che è stato normato negli ultimi anni, dal 2012 in poi, e faceva parte di un pacchetto originario della competizione e aumentare, insomma, l'importanza dell'Italia, dell'imprenditoria italiana e della capacità di essere creativi. Diciamo che allora essere startup innovativa vuol dire innanzitutto una cosa: essere iscritti a un registro delle imprese in una sezione speciale. Questa sezione speciale è pubblica, visibile ed è fatta in modo particolare perché viene costantemente aggiornata in modo statistico. In ogni momento sappiamo quante sono le startup innovative, di che tipo sono e dove si sviluppano e che requisiti hanno per essere innovativi, in che percentuale. Comunque diciamo che innanzitutto è l'oggetto dell'attività. Deve essere solo di un certo declinato in mille modi, cioè in tantissimi modi, però deve riguardare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico. Quindi il contenuto tecnologico va descritto e delineato nell'innovazione. Okay. Poi, chiaramente, per essere, adesso, per non fare materia Certo, didattica, insomma, per fare un po' abbastanza può così di essere. sintesi, Ma ci sono ecco, tanti giovani tre, all'ascolto. sì, Tra l'altro, ah, ecco, scusami se ti perfetto. interrompo, ricordo, e vorrei se la regia può mettere in onda, 342-533-9744 gli sms per interagire con i nostri ospiti e poi 049-7800-204 per parlare in diretta con noi. Se cortesemente regia mi puoi mettere queste sovraimpressioni perché mi sono dimenticata prima di dirti tutto. Prego, prego. Allora, devono essere rispettati almeno uno dei tre requisiti, cioè il primo requisito fondamentale è che le spese di ricerca e sviluppo devono essere di un certo importo, almeno pari al 20% annuo del maggiore tra i costi e il valore della produzione. Poi
Poi abbiamo le spese per quanto riguarda la componente del lavoro, deve essere di un certo tipo, cioè un terzo deve essere personale altamente qualificato con laurea magistrale e infine avere una privativa industriale o un software, insomma, un software qualsiasi, un software un po' particolare. Diciamo che nell'annoverare tutto il mondo startup, la maggior parte rientra nella categoria ricerca e sviluppo. Questa voce cosa vuol dire? È importantissima perché tutti i costi che sostengono le start-up per iniziare la propria attività vengono trasformati in credito, quindi non fanno costo, in credito d'imposta che viene utilizzato in compensazione per pagare i propri debiti. Quindi sono proprio agevolazioni fondamentali a livello governativo. Ecco. C'è da dire, sì. Scusami, per fare chiarezza, che non deve essere una fusione tra imprese. No, non può essere. No, deve nascere. Perché certi hanno questi escamotage, può essere. Non può derivare da conferimenti, fusioni. No, deve nascere di per sé così. Con un team insomma, che sia adeguato, ecco, ma devono nascere su dei progetti. Dopo magari parleremo meglio qual è il cavallo di battaglia di queste startup e perché sono così dinamiche sul mercato. Diceva il nostro telespettatore, perché siamo su Facebook, ricordo c'è la diretta Facebook, quindi mi raccomando potete comunicare anche tramite Facebook. Diceva, non basta una buona idea per fare soldi e non è sufficiente neppure realizzarla. Si può essere geniali inventori ma pessimi commercianti. Oppure ancora, si può pagare a caro prezzo la scarsa dimestichezza con la burocrazia e regole fiscali. C'è bisogno di incubatori di start-up e di professionisti in grado di selezionare, assistere e procurare finanziamenti a noi ragazzi. Ha detto bene? Sì, ha detto bene, sì. Bravo, bravo. Esatto, sì. Conosce un po'. Conosce, ma quindi è un ragazzo sicuramente che ha... Si sta destreggiando un po' in questo mondo, sì. Cerca di capire, sì. Ecco. Questi requisiti terminano qui? No. Dopo, questi sono requisiti obbligatori, almeno uno su tre, ecco, dopo insomma abbiamo altre agevolazioni, c'è tutto un mondo, c'è tutto un ecosistema di startup, cioè vivere, come si dice, lo startupista, startuppare, è un mondo particolare, ecco. Certo, vogliamo aggiungere qualcosa? Sì. Prego. No, su questo argomento lascerei... Benissimo. Allora, carichiamo la dose perché tutte queste startup rientrano nella spesa ricerca e sviluppo come requisito? Perché in queste voci di costo sono comprese tantissime voci, tipo anche quelle della consulenza. L'unica cosa che è esclusa è l'affitto dei locali, però l'acquisizione quindi di attrezzature, cioè tutto quello che serve per avviare una startup a grandi linee, ecco, non fa costo, ma fa credito d'imposta. Queste attività iniziali vengono autocertificate per le start-up, perché essendo un mondo partito non hanno uno storico, quindi qualcuno, e dopo magari parlerà meglio appunto. Certo, adesso lo presentiamo bene. Autocertifica queste fasi iniziali, periodicamente autocertifica di mantenere i requisiti, poi ci sono anche le verifiche, però insomma. Ecco, intanto c'è la regia, mi mandi un po' di immagini SMAU che abbiamo realizzato venerdì per far vedere appunto, intanto un successone, devo dire la verità. Bellissimo, io che poi sono venuta lì a curiosare, devo dire un successo veramente ottimale, devo dire tantissima gente, tantissime novità, tantissima innovazione, ho visto di quelle cose magnifiche, cioè c'è da fare tanto e poi chi si ferma è perduto, è il futuro, questo è proprio il futuro. Allora, per parlare di futuro vado a parlare di progetti e tecnologie dirompenti che ci proiettano nel futuro, come quella di Paradigma. Antonio Guadagnino, dottore, eccoci qua, che poi sentiremo anche l'altro dottor Carlin. Ecco, intanto buonasera. Come nasce la vostra realtà? Si è parlato di voi, ma adesso lei ci fa tutto il racconto e ci spiega perché si sono interessati anche dagli Emirati, insomma c'è tutta una cosa da spiegare perché molti a casa non sanno nulla, quindi dobbiamo un po' spiegare perché abbiamo scelto il dottor Guadagnino questa sera e perché entra nelle vostre case in prima serata con questi progetti bellissimi che hanno fatto, che ci proiettano proprio come abbiamo detto nel futuro. Prego dottore. Sì, allora Paradigma è un... Innovation Center che è nato qui a Padova da quattro soci inizialmente, quindi Gianpaolo Ferrarin, Giulio Menegozzo, Dino Vincoletto e il sottoscritto, con l'ambizione di creare il primo centro italiano di innovazione basato su tecnologie esponenziali. Quindi il nostro obiettivo qual è? Perché tecnologia esponenziale è una parola che potrebbe insomma, va spiegata. Una tecnologia esponenziale è qualcosa che permette di portare un beneficio sociale ed economico impattante.
E quindi la ricerca dal nostro punto di vista è quella di, attraverso spin-off e start-up, di andare a costruire un ecosistema che è creato comunque da più entità, quindi che ingloba poi tutta la parte di imprese, istituzioni, enti di formazione, consulenti, investitori, che permette di fare dell'innovazione un veicolo per il beneficio del territorio, insomma. E quindi con Paradigma quello che stiamo cercando di fare e che sta prendendo rapidamente piede è proprio quello di creare un vero ecosistema basato sull'innovazione. E adesso abbiamo anche delle immagini che poi la nostra regia, che lei mi ha spedito tra l'altro, ci manderà fra poco. Ecco, l'intesa con Carlin è venuta, cioè voi siete insieme con Carlin, ci può spiegare? Sì, adesso al di là delle start-up, sì, che è il spin-off che noi seguiamo, che sono circa una ventina, e abbiamo poi alcuni progetti che noi giudichiamo appunto sistemici, che sono proprio progetti su cui puntiamo per avere un impatto importante sul territorio. Grazie alla, diciamo, collaborazione che abbiamo seguito nei mesi scorsi col Comune di Padova, partendo dal progetto Next Future Transportation, che è una delle start-up che noi ospitiamo all'interno del centro e supportiamo dall'inizio, l'idea è stata quella di costruire un progetto più vasto e quindi riuscire a portare su Padova, grazie alla volontà di, diciamo, sia delle istituzioni, del comune, il supporto governativo e della regione, un progetto che di fatto rappresenti lo stato dell'arte di quello che è l'evoluzione che avrà la mobilità. Diciamo che il vantaggio di Padova è che Padova non parte da zero. Storicamente Padova è la città dove l'auto a benzina è nata. Pochi lo sanno, ma Enrico Bernardi nel 1884 inventò il motore a scoppio qui a Padova, e di fatto oggi ancora utilizziamo, diciamo così, quel paradigma. Noi tutti abbiamo, la maggior parte di noi ha un'auto e ancora segue, diciamo, quella metodologia. Quindi, diciamo, sfruttando anche un po' lo storytelling, quello che abbiamo voluto fare con questo progetto è riuscire a creare uno step più evoluto, quindi riuscire a portare su Padova l'evoluzione di quello che Enrico Bernardi ha fatto, però, diciamo, ambientato nel mondo di oggi, dove la sostenibilità, soprattutto ambientale, è fondamentale. Quindi, diciamo, quello che abbiamo fatto con l'iniziativa Next Flymove Paradigma, che già nel nome è un po' una mission, è quello di unire in un'unica piattaforma di mobilità la possibilità di muoversi da A a B, però in maniera sostenibile, quindi unendo praticamente una piattaforma unica, quindi immaginiamoci un'app, che ci permetta però di muoverci sia con mezzi pubblici che privati, gestire lo spostamento di merci e soprattutto farlo con un'infrastruttura che non solo è lo stato dell'arte, ma per alcuni elementi va anche oltre quello che è lo stato dell'arte. E la volontà è di riuscire a focalizzare questo nuovo progetto proprio su Padova a livello europeo come città pilota, che poi possa essere, in accordo con la Commissione europea, replicato in altre città che sono state già individuate dalla Commissione. Siete stati bravissimi, devo dire, complimenti. Allora, abbiamo al telefono forse Paolo Carlin? Sì, buonasera. Buonasera, signor Paolo Carlin, CEO di Flamud. Allora, che cosa ci dice? Allora, ha raccontato benissimo il dottor Guadagnino. E lei cosa mi dice? Beh, confermo integralmente quello che ha detto Antonio. L'alleanza che è nata tra le nostre società ha proprio questo scopo prioritario di creare qualcosa di nuovo e innovativo nella città di Padova, e devo dire che l'unione delle forze tra l'attività che sta facendo Paradigma, quella di Next con i propri veicoli, e Flymove con la sua tecnologia di scambio rapido di batteria e il design della Bertone, è chiaro che ha creato una sinergia fantastica che a quanto pare sta riscontrando un bel interesse anche da parte degli investitori su scala internazionale. Ecco, io ho visto questa auto bellissima lì allo SMAU, sì. Abbiamo anche delle belle immagini regia da mostrare, ecco. E vedevo questa, anche c'era un signore che aveva qualcosa addosso con la faccia e cercava di pilotare l'auto, se non sbaglio. Ho visto delle scene un po' particolari, ecco. Beh, l'auto è molto, chiaramente è molto attrattiva, affascinante, certo. È un'auto totalmente elettrica, di prestazioni elevatissime, che utilizza questa tecnologia particolare di scambio batteria.
noi l'abbiamo esposta allo SMAU per far vedere un po' anche quelle che sono le nostre capacità ingegneristiche e quali sono i limiti ai quali possiamo arrivare. Ovviamente poi abbiamo previsto una serie di veicoli city car che sono molto più, diciamo, abbordabili dagli utenti normali e quindi che permettono di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi. Per il prossimo futuro qualche altra idea o vi fermate qui per il momento? No, ne abbiamo parecchie, che non vogliamo spaventare i nostri investitori, i nostri advisor, perché sennò mettiamo troppa carne al fuoco, ma abbiamo idee per alcuni anni a venire, devo dire. Io vedevo che c'erano tanti cinesi, giapponesi che gironzolavano lì, ecco, quindi si stanno anche, oltre a Dubai, ci sono anche altri che stanno guardando quello che voi state facendo, mi sa. Sì, sì, stanno, diciamo così, valutando la nostra idea, le nostre tecnologie in parecchi. Stiamo lavorando molto con la Cina, con il Medio Oriente, adesso stiamo aprendo anche con gli Stati Uniti. Per cui devo dire che, ripeto, l'interesse c'è, chiaramente siamo piccoli ancora, stiamo partendo adesso e abbiamo una competizione molto forte da grandi nomi internazionali del mondo dell'automobile, però contiamo di fare bella figura. E noi vi facciamo tanti complimenti da parte di tutta Padova, perché grazie. Siete padovani, ma anche insomma un po' dalla nostra nazione, perché veramente quando ci sono queste idee per la sostenibilità e sapete quanto sia importante, va fatto un grande applauso. Grazie, grazie, grazie. Scusi, abbiamo rovinato la domenica sera. Ci perdoni, lo facciamo più. No, aspettiamo. Arrivederci. Lo ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta questa sera, nuovo appuntamento con l'educazione finanziaria in TV. Non si poteva non parlare dello SMAU di Padova, non si poteva parlare delle start-up innovative, sappiamo l'attenzione quanto sia importante. Ecco, tutto ciò è stato fatto, però dietro a queste start-up c'è anche una parte, diciamo, organizzativa, chi ti aiuta ad avere l'agevolazione. Da solo non fai niente, cioè devi essere aiutato, perché si perdono nei vari meandri burocratici e soprattutto per sapere come muoversi. Io lascio la palla a voi. Così diamo a casa gli input. Vado mi con lei. Ecco, centrocampo. Centrocampo, Fornasiero, prego. Palla al centro. Allora, parliamo di, lei è espertissimo di agevolazioni. Sì, dati i capelli bianchi. Bianchi, perché guardi, lei non sa dietro a quel telescermo quanta gente ha in mente, ragazzi, tantissimi ragazzi mi hanno scritto, quindi c'è un mondo che ci sta ascoltando, quindi diamo le informazioni perché adesso ci ascoltano. Prego. Sì, innanzitutto grazie dell'opportunità. Il punto è che forse da un lato c'è tanta carne al fuoco e dall'altro lato c'è scarsità di metodiche, chiamiamole così, per accedere a queste risorse. Anche nell'ambito dell'interessantissimo convegno che è stato fatto, organizzato dall'amico qui in studio e in collaborazione con il Ministero, ecco, io ho tanti anni che partecipo a convegni e ho notato un approccio finalmente un po' diverso, nel senso che convegni, seminari, workshop di formazione a IOSA da tantissimo tempo. L'approccio è sempre quello della, venite a vederci e scopriteci voi. E il rapporto, secondo me, invece, tra cittadino, utente, impresa, Stato, dovrebbe essere diverso, nel senso che, fatto salvo che ci sono determinati strumenti agevolativi, che ci sono determinate risorse, il cittadino, vuoi utente, vuoi privato, vuoi imprenditore, dovrebbe essere messo nelle condizioni di non dover fare la caccia al tesoro, perché a volte veramente è stato di fare la caccia al tesoro ai provvedimenti, agli strumenti agevolativi e quant'altro, eccetera. Io per esempio sono rimasto impressionato da quanto dicevano i nuovi dirigenti del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, che ci sono 100 miliardi a disposizione delle imprese. E chi lo sapeva questo? 100, non sono pochi, 100 miliardi a disposizione delle imprese, naturalmente frammentati in una quantità sterminata di provvedimenti. Nel 2017, leggo, dottore, sono stati messi.
Sì, ma se teniamo conto che poi, se facciamo per esempio riferimento ai bandi PORF, SER delle regioni, l'Italia dico, è fanalino di coda, nel senso che siamo all'ultimo posto, a differenza dei nostri amici della Polonia, Ungheria, la zona dell'Europa dell'Est, che addirittura sono arrivati a utilizzarne il 110% degli strumenti comunitari, dei fondi europei, sì, noi siamo all'85% di non utilizzato, e questo la dice lunga proprio sulla complessità e sulle problematiche che ci sono. Comunque, tornando rapidissimamente a quello che faccio io, eccetera, anch'io nel mio piccolo sono una startup, non sono una startup innovativa, ma sono una startup nel mondo dei servizi. E l'idea mi è nata dal tentativo di mettere un po' d'ordine in tutto quello che è quel quacervo tra imprenditoria e servizi legati all'impresa, all'imprenditoria, in altri termini. Frutto anche della mia pluridecennale esperienza nel campo, nel settore della promozione dell'export, io ho fatto per qualche decennio il responsabile di un consorzio qui di Padova per l'internazionalizzazione, già la parola dice lunga, e quindi mi sono sempre occupato di come fare esportare le aziende. A un certo momento ho capito che abbiamo sempre sbagliato tutto, perché non parlo come sottoscritto, ma parlo in genere come tutti gli strumenti che si sono dati questa mission di portare le aziende all'estero, perché si è sempre portati allo snodo finale senza tenere conto invece di quelle che erano le problematiche iniziali. Cosa voglio dire in altri termini? Che abbiamo sempre cercato le scorciatoie per quanto riguarda l'accompagnamento delle aziende verso i mercati esteri, cioè portavamo le aziende nelle fiere, ma non facevamo preliminarmente uno studio se queste aziende erano più o meno adatte a quel determinato tipo di mercato, avevano le strutture aziendali adeguate per affrontare certi tipi di mercati. Cioè, a volte non è semplice esporre dei prodotti per pensare di acquisire nuovi mercati, è necessario fare tutto un lavoro preliminare di studio all'interno dell'azienda, di capire se innanzitutto, e questo è compito anche della dottoressa Albertini, se hanno i conti in ordine, ma soprattutto se hanno la finanza, se hanno i numeri necessari, indispensabili per poter affrontare determinati investimenti sull'estero. Cioè, oggi l'investimento sull'estero non è più l'investimento a spot, vado a Dubai, faccio la fiera, o vado a Singapore piuttosto che a Shanghai e faccio la fiera. No, non è così. Prima devi capire se tu sei in grado di affrontare certi tipi di mercati, se hai la finanza alle spalle che ti consenta di fare certi tipi di scelte. E dopodiché, se hai il prodotto dal punto di vista tecnologico innovativo, competitivo, pre-competitivo e quant'altro. E quindi si tratta di invertire la catena. Quindi non è detto che sia un buon prodotto, se è una bella idea, no, ce la faccio. No. Cioè, posso stare a piedi. Diciamo, papà, può succedere come quotidianamente scoprivamo noi quando andavamo in giro per il mondo a fare le fiere, che il vicino di casa aveva fatto il prodotto identico al tuo e forse anche meglio del tuo, però alle spalle aveva le risorse, la finanza, le strutture produttive adeguate, e tu invece non le avevi. E quindi tornavi a casa con i cosiddetti zero risultati. Prego. Comunque aggiungiamo una cosa, allora, questo è tutto corretto, contestualizziamo, sì, però dove siamo adesso, cioè, sì, adesso il problema non è raccogliere denaro, cioè ci sono tantissimi investitori che, dato che scarseggia la remunerazione del proprio capitale, cerca dove investire, quindi il mondo della finanza è pronto per investire. Sono le aziende, quindi o startup innovative, o startup, o aziende tradizionali, ma anche aziende che hanno 30 anni di storia, quindi ogni azienda ha la sua caratteristica, devono sapersi rappresentare e invogliare l'investitore, perché ormai le normative si sono così aperte, e anche normative a livello europeo, che incentivano addirittura l'investimento dei privati nelle aziende.
Questo passaggio qua bisogna cavalcarlo, perché in questa fase qua che c'è questa fase di cambiamento, siamo proprio in una fase di opportunità, cioè con la critica che c'è magari da più parti che si sente. Però hai detto una cosa interessante, ma ci sono gli investitori, è molto interessante questa cosa, perché sembra che invece non c'è niente, tutte le strade sono chiuse, invece non è così. Ascoltate bene la dottoressa questa sera, perché ci sta dando delle nozioni molto molto importanti. È come andare a una cena di gala, una festa, ma devi avere il dress code, devi saperti ormai rappresentare, non basta avere i conti a posto, cioè sì, i conti a posto ci sono, certo, e anche la bella idea sì, però ci vuole tutta questa rappresentazione del business che deve essere fatta in maniera professionale, adesso non perché io sono professionista, però ti si aprono le porte davanti, ti siedi ai tavoli giusti, riesci a interloquire in maniera appropriata. E poi lo dico a chi, a proprio gli startup che capitano insomma di incontrare così, bisogna fare un buon statuto societario della startup, perché uno dice comincio tanto per fare, poi vediamo, risparmio, clicco, mi adopero così. Ma se effettivamente questa è una bella startup e veramente arriva l'investitore e veramente, non dico che è quasi un unicorno, ma veramente c'è da guadagnare, le clausole contrattuali non le cambi più. Perché quando il business decolla non ti fanno più cambiare le clausole e quindi il vantaggio è che chi ha i soldi comanda. Scegliete un bravo notaio a questo punto. No, ma non tutti, è proprio un tema a parte questo delle startup e dell'innovazione, perché tu praticamente stai ipotecando il tuo futuro che è un'incognita, non sai cosa farai, per questo poi sono tante aziende che muoiono. Ecco, mi chiedevano appunto di tante che nascono, tante tecnicamente si dice c'è la valle della morte, proprio c'è un termine tecnico, domanda che è arrivata proprio oggi alle 14 quando abbiamo messo, è così, può testimoniare, anzi devo ringraziare i colleghi del Friuli Venezia Giulia, la redazione che si è adoperata per gli amici di Facebook, ecco, ci chiedevano come mai ne muoiono così tante, ho detto lo chiederà questa sera ai nostri, allora è fisiologico e tant'è che la norma lo prevede, tant'è che essere startup innovativa entra in un mondo particolare, quindi il diritto societario è fatto su misura per le startup, non esiste il diritto fallimentare, ma c'è un'altra clausola, sono delle clausole fatte ad hoc, perché il motivo fondamentale è prova, tenta, perché le aziende per performare, per farcela, devono trovare uno sbocco, ma non puoi trovarlo in teoria seduto a un tavolo, devi provare finché non trovi la porta giusta. Bene, però sì, aggiungo ancora una cosa, però non devono demordere, perché loro contribuiscono a creare un ecosistema che fra loro si chiama la contaminazione e fra di loro nascono delle opportunità che prima non avevano neanche previsto, neanche ipoteticamente ideato. Quindi bisogna andare avanti e la testimonianza ce l'abbiamo proprio con Antonio. No, sottoscrivo tutto quello che ha detto la dottoressa Albertin. A parte appunto il concetto di ecosistema che è necessario, quindi da soli non si va da nessuna parte, quindi la startup deve sapere e capire quali sono i propri plus, ma soprattutto deve sapere a chi rivolgersi per poter riuscire a raggiungere i propri obiettivi. La startup per definizione è un modello di business in via di definizione, quindi che appunto non ha ancora di fatto un'applicazione certa e che però ha le potenzialità per diventare ripetibile e scalabile. Questo è quello che è proprio la definizione di una startup, al di là di quello che poi dal punto di vista fiscale ha assunto il concetto della startup innovativa in Italia. Però appunto la startup quindi ha di per sé proprio per definizione una base di rischio imprenditoriale accentuata dal fatto che si avventura in campi che non sono stati sperimentati prima. Però ecco, è importante per diminuire questo rischio riuscire ad avere un supporto esterno che permetta allo start-upper di fare un percorso dove questo rischio viene inquadrato molto bene, analizzato e soprattutto affrontato in maniera che non diventi poi un principio di fallimento. Diciamo sempre alle start-up che analizziamo prima di supportarle, e di fatto molte volte il supporto è proprio quello di magari rimandarli a casa e rifare un po' i compiti bene, inquadrare molto bene qual è il loro obiettivo, che l'idea di fatto, che tutti pensano essere la chiave del successo, in realtà conta pochissimo all'interno del successo di una startup. L'idea è molte volte, noi inquadriamo tra il 2 e il 5% di quello che poi va a determinare un successo, è invece molto più importante la capacità
anche all'interno del team della startup ha per poter sviluppare la propria idea, le competenze, le tecnologie sviluppate, i brevetti che possono proteggere poi anche la qualità di questa idea. E poi ovviamente normalmente la startup ha un cuore tecnico che è quello che è il suo forte ed è invece spesso carente in due altri ambiti che sono l'ambito quello di appunto fundraising, quindi di raccolta, e quello poi commerciale. E avventurarsi in questi due ambiti senza un adeguato supporto di solito distoglie sia valore da quello che è la competenza principale, che è quella tecnica, valore e tempo. E soprattutto poi ognuno deve fare il proprio lavoro, quindi la startup per poter fare un percorso virtuoso deve comunque avere un supporto adeguato sia nella parte di fundraising, quindi advisor, centro di innovazione e un ecosistema insomma adeguato che possa essere di diverso tipo, dal appunto finanza agevolata, finanza istituzionale. Adesso esistono anche nuovi metodi di raccolta fondi come il crowdfunding, quindi l'equity crowdfunding, insomma esistono diversi, quindi vengono chiamati generalmente smart money. E poi anche dal punto di vista commerciale c'è necessità di creare attraverso appunto questo ecosistema la possibilità di agevolare quello che è il percorso di sviluppo della startup. Nel caso di Paradigma, a parte appunto di investire molto in questo ecosistema, quindi collaborazioni anche ad esempio proprio con SMAO, cercare di coinvolgere SMAO e altre iniziative che riescano a dare visibilità alle startup, la volontà è anche quella di riuscire in qualche modo a coinvolgere i professionisti che conoscono molto bene le loro aziende. Oggi teniamo conto che un 95% delle aziende in Italia sono piccole e medie imprese e purtroppo sono quelle che da un lato avrebbero più bisogno di innovazione, ma dall'altro hanno poco tempo e risorse da poter dedicare all'innovazione. Quindi c'è bisogno di creare uno strato consulenziale che le guidi anche e crei all'interno dell'azienda quello che viene chiamato il mindset adeguato per accogliere l'innovazione. Quindi questo è fondamentale, insomma, nel nostro percorso. È molto competente, dottore. Sì, è molto competente. Sì. Allora, prima... Aggiungo una cosa, perché l'acquisizione è un modello di crescita. Perché tanti big sono cresciuti facendo provare e ritentare e fallire gli altri finché arriva qualcosa di buono e lo acquisiscono. E quindi sono tutte sotto osservazione le startup. Non sfugge. Intanto, poi c'è una domanda per lei già arrivata. Allora, cara regia, se vuoi preparare Duccio Schiavon, presidente di Quantitas, perché tra le startup che abbiamo conosciuto ci sono anche quelle che hanno sviluppato soluzioni innovative sulle nuove modalità di raccolta, valutazione e visualizzazione dei dati, è proprio la Quantitas. Mentre è arrivata questa domanda da una donna, penso, perché dice: buonasera, vorrei chiedere se si può sapere se ci sono delle startup create da donne e se per loro ci sono state delle agevolazioni particolari. Bella domanda, complimenti. Non ci avevo pensato. Abbiamo qualche caso anche. Cade a fagiolo. Perché il 18 aprile si chiude un bando della regione, quindi è proprio. Bene. Cara amica. Quindi si affretti a partecipare al bando della regione Veneto, che ha stanziato 3.200.000 euro. Sono per startup femminili, imprenditoria femminile, quindi si possono mettere dentro anche le start-up che hanno meno di 12 mesi di iscrizione al registro imprese. Le risorse si possono finanziare acquisto di impianti, macchinari, automezzi se considerati però come... c'è questa definizione che è nuova di negozio mobile. Molto probabilmente il bando servirà per settori tipo ambulanti piuttosto. Devi essere innovativo al 100%, non puoi sgarrare praticamente. Sì, deve essere innovativa. C'è giusto questo bando. Poi abbiamo tutti i fondi invece di Invitalia, che sono invece non sono a bando, ma sono a sportello, quindi significa che si possono agevolmente presentare domande. E qui parliamo di finanziamenti specifici di Invitalia, che è una, si parlava venerdì appunto al convegno della Cassa Depositi e Prestiti, è un'agenzia sempre del Ministero del Tesoro. Che elargisce eventualmente? Elargisce purtroppo non il fondo perso, perché nel mondo dei contributi abbiamo questa grande distinzione che tra contributi a fondo perduto, cioè sono quelli che lo Stato, la Regione o la Camera di Commercio dà
a fronte di determinate misure per l'espletamento di determinate funzioni che possono essere l'innovazione, la ricerca, piuttosto che la promozione all'estero e quant'altro. Qui invece siamo in presenza di proprio della classica finanza agevolata, cioè significa che lo Stato, tramite appunto Invitalia, ti dà l'opportunità di avere degli strumenti di controgaranzia tramite Medio Credito Centrale o tramite Veneto Sviluppo per le aziende del Veneto. Praticamente sono la banca, se tu vai in banca e hai bisogno di avere, che so, 100.000 euro di finanziamento, facendo le domande tramite comunque il sistema bancario, puoi avere delle garanzie che abbassano la richiesta di fideiussioni piuttosto che, e abbassano anche il tasso di interesse. Questo è. Ci sono delle misure in cui ci sono anche gli interessi a tasso zero, quindi praticamente io prendo finanziamento tramite Invitalia, non pago gli interessi. Ci sono varie formule. Purtroppo una misura molto, molto usata tramite Veneto Sviluppo, però hanno bloccato i fondi perché le cose che servono vengono spesso utilizzate. No, c'è tanta richiesta, per cui i fondi sono quelli che sono. È uno strumento sempre per l'imprenditoria femminile che dava un 15% a fondo perduto, da una somma da un minimo di 20.000 a un massimo di 100.000 euro, dava il 15% a fondo perduto, un 42,5% a tasso zero, un 42,50% a tasso agevolato. Speriamo che la Regione trovi le risorse. Cari signore, fiducia, quale donne, fiducia. Allora sentiamo Quantitas, vediamo l'intervista che abbiamo realizzato venerdì. Buongiorno a tutti, sono Duccio Schiavon di Quantitas, una startup tecnologica padovana veneziana. Abbiamo praticamente due sedi operative e noi ad agosto non saremo più startup, diventeremo PMI innovativa. Siamo nati sostanzialmente concentrando tutta la nostra operatività sulle nostre esperienze. Siamo statistici, ingegneri, informatici e operiamo nel cosiddetto mondo dei big data, cioè estraiamo informazioni da tutte le sorgenti dati disponibili, telefonini, fonti statistiche ufficiali, aziende, per riuscire a sviluppare software basati su intelligenza artificiale per le aziende e per la pubblica amministrazione. Noi adesso stiamo crescendo, siamo partiti da poche persone, adesso siamo un'azienda di 12 persone, dipendenti, collaboratori, soci operativi. Siamo coinvolti in progetti europei, quindi stiamo internazionalizzando la nostra offerta e siamo qua allo SMAO per presentare le nostre soluzioni di cosiddetto machine learning, apprendimento automatizzato basato sull'intelligenza artificiale. Ecco, Duccio diventerà una PMI innovativa, ovvero sia... Perché dopo 5 anni uno passa, la startup dura 5 anni, dopodiché viene iscritta, ci sono determinati requisiti, nell'elenco delle PMI innovative. Ecco. Duccio sempre giovanissimo, però molto molto in gamba. Sì, tra l'altro prego. È una conoscenza, insomma, abbiamo fatto diverse esperienze anche con Quantitas e tra l'altro loro fanno parte di una delle altre, diciamo, gli altri canali che noi abbiamo soprannominato, è un termine che è nato da... Carlo Rossi Scioveni è un avvocato che ha avuto anche lui esperienze, ha un'ampia esperienza in startup innovative ed è un progetto che ha come epicentro Padova, che si chiama Data Valley, che sta nascendo con tutte le entità diciamo che si occupano di ICT, della gestione del dato, che è un po' il petrolio del nuovo millennio. E Padova, tra l'altro, anche in questo caso qui, molte volte non conosciamo tutto quello che c'è attorno, ma è oggi una digital city scelta dalla Commissione europea come eccellenza proprio nell'ambito dati, perché puntando il compasso oggi sulla stazione di Padova e tracciando un cerchio di 2 km, con di raggio 2 km, abbiamo su Padova circa 1300 aziende in ambito ICT, molte di queste eccellenze non solo a livello italiano ma internazionale sul trattamento dei dati, gestione, archiviazione, e quindi è una risorsa che forse è poco conosciuta, ma che pone sempre Padova, insomma, al centro di un mondo che sta per cambiare. Esatto, poi volevo solo accennare una cosa riguardo all'imprenditoria femminile. Sì. Purtroppo il settore oggi è ancora molto maschile, però ci sono anche eccezioni, fortunate eccezioni.
E ad esempio tra quelle che noi supportiamo Hybrid Reality, che tra l'altro è quell'azienda che era stata citata prima della visione vicino all'auto, sì, della visione virtuale, che ha accompagnato comunque la startup di Next Future Transportation di Tommaso Giacchelini in questa fiera, simulando proprio come sarà un viaggio per l'utente finale attraverso il modulo Next. Ma la cosa interessante di questa startup è che hanno dato al concetto di realtà virtuale un nuovo ambito di applicazione. Sono tre ragazze molto in gamba, hanno individuato la sicurezza, che è un ambito di solito abbastanza noioso per le aziende da seguire, integrando una sorta di gamification e dando la possibilità di sperimentare per i centri che fanno formazione sulla sicurezza, far sperimentare ai propri alunni e alle persone che poi effettivamente devono applicarla in azienda, sia in ambiti ufficio, azienda, che anche in fabbrica o cantiere, proprio tutto quelle che invece di solito sono regole che devono essere memorizzate, archiviate. Invece quello che hanno creato attraverso la realtà virtuale c'è la possibilità di entrare in ambienti ricreati in cui avvengono, diciamo, determinate cose che possono, diciamo, simulare quello che potrebbe avvenire appunto nell'ambiente reale, e quindi questa interazione è molto più facile anche da memorizzare poi quando uno si troverà effettivamente a doverla affrontare. È stato chiarissimo. Poi mi chiedono: si riesce a capire il successo di una startup innovativa dal suo brevetto? No, non è fattibile. Il brevetto è ovviamente un requisito, soddisfa uno dei tre requisiti che ha giustamente citato la dottoressa Albertin per poter diventare startup innovativa, però il brevetto di fatto non è un asset che deve essere comunque a sua volta analizzato molto chiaramente, quindi molte volte poi si confonde quello che è il deposito di un brevetto da quello che è il deposito alla domanda di quel brevetto, quindi bisogna capire se poi appunto verrà accettato, in che paese è stato esteso, ci sono tante valutazioni da fare. Infatti in Italia siamo leader del brevettare, siamo in cassetti pieni di brevetti. Infatti vincoliamo parecchie attività e dopo... Tanto la regia si prepara con l'intervista, perché poi abbiamo chiesto ai diretti interessati venerdì, ho fatto veramente la giornalista d'attacco, sono andata a fermato proprio chi ha la startup, il nome si chiamano? Startupper, li ho fermati, ho detto dovete dirmi qualcosa. Allora mi dicono, tra l'altro, tra le domande che sono arrivate, è passato un messaggio, complice anche i mezzi di comunicazione, per cui ci dai anche un po' di colpa a noi, che tutti possono creare un'azienda innovativa e, come vi potete immaginare, non è per nulla vero. Ma è passato questo, ditemi voi, è passato questo messaggio, no? Servono dei requisiti. Non è vero. Non è così semplice, l'abbiamo detto. Non so dove tu hai questa nozione, dove ti è arrivata questa cosa, però insomma... Non è così. Allora, cara regia, allora, interviste, andiamo a vedere i personaggi, alcuni dei personaggi che abbiamo trovato venerdì scorazzando per lo SMAU di Padova. Allora, ciao, sono Edoardo di Unipiazza, abbiamo una startup qua allo SMAU. Le startup sono sicuramente una cosa molto interessante perché portano innovazione al paese, alle aziende, portano nuove idee, riescono a creare anche molti posti di lavoro. Purtroppo nell'ultimo periodo è stato un po' troppe volte abusato questo termine startup, infatti noi ad oggi, dopo 4 anni che siamo sul mercato, cerchiamo di non definirci startup, ma siamo diventati una vera e propria azienda. In ogni caso, qualunque cosa che riesca a portare un aiuto a persone giovani che hanno delle idee, ben venga. Quindi se il termine startup riesce a portare dei contenuti o comunque l'attenzione mediatica, sono completamente d'accordo. Noi in ogni caso abbiamo sviluppato una piattaforma fedeltà digitale che permette ad ogni attività commerciale tradizionale, quindi ci parliamo di un negozio, di un bar, di un ristorante, di acquisire dati sui propri clienti per fidelizzarli e creare una connessione digitale. Però abbiamo bisogno di avere tante informazioni dal mondo dell'IT e della digitalizzazione, assolutamente sì, siamo ancora un po' agli origini, quindi però è importante anche dialogare fra i senior e i millennial, questo sicuramente sì, per le startup. Ci può essere spazio per i giovani? Assolutamente sì, noi crediamo molto, io faccio parte di un team, noi siamo delle persone un po' datate, però abbiamo bisogno di lavorare con i millennial o la generazione Z addirittura, e questo ci entusiasma assolutamente, grazie. Allora, il mondo delle startup in Italia in questo momento è molto focalizzato sull'acquisizione di investimenti
risultati economici ma poco know-how e necessità. Quindi spesso le startup creano prodotti che non hanno un mercato. E il nostro approccio di Data Soil è stato quello di entrare in un mercato B2B partendo da una partnership con una grande azienda multinazionale del territorio e quindi andare a lavorare in modalità totalmente open innovation su un'esigenza che l'azienda aveva e farla diventare un nostro prodotto col tempo. Quindi siamo andati nell'arco di 2 anni a sviluppare una piattaforma per l'analisi dei dati che va a unificare quelle che sono le informazioni presenti nei silo aziendali, classicamente divise per funzione verticale, e integrandole, correlandole, va a dare una visione unificata di quello che è lo stato dei plant, dello stato della manifattura, delle operation, quindi delle diverse funzioni aziendali, però andando a individuare come ognuna influenza l'altra. Questo approccio è un approccio che sta nascendo adesso, chiaramente, perché il primo step è la raccolta dei dati su cui sono molto focalizzate adesso le aziende in tema di Industry 4.0 e noi siamo un po' dei precursori, speriamo che le aziende comincino appunto a capire che i dati e le informazioni sono un tesoro e il loro capitale per il futuro che gli permetterà di competere anche con mercati più efficienti dal punto di vista produttivo ma magari meno efficienti dal punto di vista del valore aggiunto che possono inserire come know-how nei prodotti e nella produzione. Allora, l'ecosistema startup italiano è un momento in cui ha preso consapevolezza della sua forza, tanti talenti hanno cominciato a sviluppare tante startup e sono in un momento in cui hanno bisogno di strutture, di finanziamenti, di compagni che possono essere partner, possono essere soci, possono essere strutture che mettono a disposizione strumenti per facilitare la connessione e lo sviluppo di queste idee in maniera concreta. Serve soprattutto connettere le università ancora di più nel mondo imprenditoriale, creare questa commissione corretta che possa trasformare tante idee che sono al momento presenti in università, in centri di ricerca, in prodotti veri e propri che vanno sul mercato. Quindi da questo punto di vista c'è un grande fermento che deve essere, che può essere trasformato in occasioni, in imprenditorialità, in start-up che possono avere un impatto determinante nel sistema economico italiano. Trasformare non solo il concetto della PMI, della piccola media impresa, come valore, ma anche di una start-up che è un organismo piccolo ma che può scalare verticalmente come avviene anche in altri paesi europei e internazionali come magari in America e in Giappone. Allora, la Camera di Commercio è attiva soprattutto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, nella fornitura di una serie di servizi alle imprese per farle approcciare in maniera più strutturata al digitale. Il digitale non è solo fruire di servizi così a spizzichi e bottoni, ma è creare una strategia interna che ci permetta di sfruttare al meglio tutti quanti questi servizi. La Camera di Commercio mette a disposizione sia dei portali gratuiti per l'accesso alle informazioni dell'impresa, sia dei portali a pagamento per dei servizi più evoluti. Una delle cose più in voga negli ultimi mesi c'è senza dubbio la fattura elettronica, anche qui Camera di Commercio mette a disposizione un portale di fatturazione elettronica totalmente gratuito per le imprese. E questi sono piccoli aiuti che soprattutto quando parliamo di startup possono diventare importanti. Una startup ha spesso difficoltà a cercare a trovare il giusto mezzo, a cercare a trovare gli investimenti più giusti da affrontare, soprattutto a fronte di magari capacità finanziarie limitate. Ecco che rivolgersi a un ente come la Camera di Commercio per una startup è senza dubbio molto utile. Penso che soprattutto qui nel Nord-Est ci potrebbe essere un sacco di opportunità per ragazzi che hanno studiato e che vogliono mettere in pratica ciò che hanno imparato durante l'attività di studio o semplicemente sulla base delle idee che hanno avuto. Le difficoltà sono molte, non è facile come probabilmente in altri posti, l'ecosistema non è così recettivo ed è sempre spesso difficile provare ad intraprendere un'attività imprenditoriale senza il supporto di qualcuno che lo sappia fare. Mi piacerebbe che si parlasse molto di più di startup a livello delle scuole superiori e a livello delle startup e a livello universitario, perché è lì che si infonde un po' una certa mentalità di rischio, di imprenditorialità, di desiderio di rischiare per raggiungere degli obiettivi della propria idea.
Eccoci qua, allora rientriamo in studio, avete sentito che cosa mi dite? Ognuno chi diceva, ma si mettono sul mercato prodotti che poi non hanno un senso, qualcuno bisogna intensificare un discorso con l'università, trovare gli investimenti giusti, insomma una vostra idea dopo aver sentito le interviste. Sì, allora, dal punto di vista universitario, quello che viene chiamato anche appunto la valle della morte, proprio quello che di solito è l'ambito di trasferimento tecnologico che va dalle nozioni che l'università insegna e alla capacità poi di metterle in pratica e di raggiungere le imprese. Di solito in questo l'Italia, ma anche molte volte l'Europa, è carente in questo, proprio in questo, diciamo, ponte che viene chiamato technology transfer. In realtà anche su questo noi abbiamo trovato dall'amministrazione in questo momento di Padova una volontà fuori dal comune di poter riuscire a spingere in questa direzione, colmare non solo con iniziative ma anche con proprio un luogo fisico questa possibilità di poter mettere a terra quindi tutte le competenze che l'università insegna attraverso progetti che possono poi diventare progetti che diventano un baluardo e un valore per le aziende del territorio. Quindi diciamo che in questo momento qua viviamo un periodo abbastanza effervescente, quindi io, insomma, se fossi uno start-upper, molto più di quello che è avvenuto 10 anni fa, sarei un po' sul pezzo e attento, perché di fatto le iniziative continuano a fioccare, ci sono tantissime opportunità che vanno, a mio parere, colte. Poi esistono questi incubatori, cosa si chiamano così? Sì, diciamo sì. Che poi ci sono anche un po' diciamo, i miti che vengono creati. Sì, allora, sì, sì, sì. Incubatori e acceleratori, diciamo, come modello, partono da un modello, diciamo, nato nella Silicon Valley, no? Per sviluppare. Esatto, quindi esatto. E sono di fatto comunque modelli che sono ancora oggi in cerca di una propria sostenibilità. E, diciamo, nel nostro piccolo quello che cerchiamo di fare con Paradigma è trovare un modello di sostenibilità basato proprio sul fatto che diciamo, la tecnologia e l'innovazione non sia vista come un accessorio da comprare e attaccare all'impresa per dare valore aggiunto, ma diventi proprio un epicentro, un fulcro per far crescere tutto un ecosistema di attività sul territorio. Quindi appunto la possibilità di inglobare, ad esempio, come dicevamo prima, anche la figura del professionista per collegarsi alle necessità dell'imprenditore, questo è fondamentale. Ok, prego. Aggiungo appunto perché questa esigenza, che l'abbiamo sentita un po' di tempo fa, è nata questa iniziativa di 6D Finance, perché appunto cerchiamo di colmare, esatto, questa asimmetria informativa, perché da una parte abbiamo i player della finanza che devono investire per loro natura, questo è il loro business, investire e avere dei rendimenti, ma devono calcolare il rischio. Il rischio per le startup è elevatissimo, però non possono perdere questa opportunità, ma come rischio anche imprenditoriale, insomma i rischi vanno calcolati, quindi dall'analisi delle opportunità e rappresentare le aziende nella maniera corretta, tipo il team, il business model, in che mercato lavori, va benissimo, perché dall'altra parte loro cosa lavorano sui megatrend, vedono un po' il futuro, sanno come, cioè è inutile andare a inventare la cabina del telefono, i gettoni, come dicevano tutti gli esempi, dicono il gettone del telefono non va più, quindi è inutile star là a puntare, quindi loro sanno dove andrà un po' l'economia e i megatrend, quindi devi fare intercettare le due esigenze, domanda e offerta. Però qua stiamo parlando di imprenditori, di vita, di ragazzi, perché ci vuole anni, cioè non è una cosa che è l'idea che nasce nella stanza di casa propria, ecco. Nel garage, capite? Sembra il romanzo va benissimo, però per questo così, per suscitare questa, l'animo dell'autoimprenditorialità, perché ormai bisogna essere, tutti sono autoimprenditori di se stessi in ogni settore, soprattutto per le start-up. È un mondo di innovazione e di creatività, ecco, io lo sostengo tantissimo e proprio faccio un filone di annale, proprio di un filone di 6D Finance è questo, proprio il mondo delle start-up. Nato per colmare la distanza, sì, che ancora oggi, esatto, esiste tra finanza, sì, e imprese, sì, che c'è questa distanza. Sì, non solo nel mondo start-up ma anche aziende tradizionali, c'è proprio una simmetria, perché c'è qualcuno che chiede una cosa e l'altra ce l'hanno ma non le la sanno raccontare, proprio, sono proprio disallineati e quindi cerchiamo di fare questo tipo di attività per accompagnare le esigenze. Per me Padova può veramente diventare capitale, sede di un progetto straordinario, perché possiamo coniugare delle eccellenze del Made in Italy, come può essere appunto questa esperienza di Flymove, Bertone, questa loro joint venture,
Dall'altro abbiamo una università di Padova che su questi temi, su questi argomenti è veramente non solo sensibile ma anche ha dei progetti di eccellenza. E come diceva Antonio Guadagnino, abbiamo un'amministrazione comunale che è particolarmente sensibile. Voglio dire, la proposta che ha fatto ieri e ieri l'altro il vice sindaco Lorenzoni di Padova, credo che sia veramente una proposta dirompente, cioè di mettere a disposizione, e non credo che in Italia ci siano altre amministrazioni comunali sensibili a tal punto, di mettere a disposizione una superficie che oggi è degradata. Sappiamo qual è l'area Borgomagno, che è estremamente degradata, e edifici cadenti, quant'altro, eccetera, e di renderla usufruibile per un progetto. Allora, io vi dico questo. Sappiamo benissimo che le start-up, soprattutto di giovani, fanno fatica ad emergere e fanno fatica a consolidarsi nei mercati perché la concorrenza è ci vogliono mezzi, ci vogliono risorse, ci vuole finanza, ci vuole quant'altro. E da soli fanno molta fatica, da qua la mortalità delle. Però se tutte queste start-up, secondo me, vengono inserite in un contesto in cui ci sono delle facilitazioni, ci sono, come dire, degli investimenti fatti dal pubblico per consentire alle start-up di avere un proprio spazio, le proprie attrezzature e quant'altro, eccetera, secondo me queste start-up, non dico tutte, ma una buona parte possono consolidarsi e svilupparsi. Però io vorrei qui, come dire, buttare lì anche una proposta che sia anche una proposta un po' come dire, contro, non dico contro tendenza, contro corrente, ma di dire questo. Abbiamo visto che le risorse ci sono, non sappiamo usarle. Soprattutto quello che manca, secondo me, è una cabina di regia, cioè di dire. Ci sono queste risorse, le modalità di accesso sono queste, diamo tutte le indicazioni, le facilitazioni possibili per agevolare questo compito. Allora io dico questo, perché per esempio Padova non può diventare capitale, sede di, sempre a livello di risorse pubbliche, per esempio, l'argomento che non è stato trattato, ma non viene adeguatamente trattato, che sono quello che è l'argomento dei contratti di sviluppo. I contratti di sviluppo sono grandi progetti industriali o di ricerca, di innovazione e quant'altro, che tramite il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, possono essere sostenuti con interventi anche di carattere finanziario, quindi di carattere economico. E quindi dar vita ad un grande progetto di sviluppo sul tema, non solo sul tema della mobilità elettrica, perché ricordiamo, qui non voglio aprire, fare un grande discorso, ma la mobilità elettrica incide sull'inquinamento generale per il 30%, abbiamo tutto il restante 70% che deriva da inquinamento, riscaldamento dei locali, degli ambienti e quant'altro eccetera. Per cui pensare delle start-up che lavorino per esempio sul discorso delle energie alternative, mobilità elettrica sì, ma la mobilità elettrica incide per il 30% sulle emissioni del CO2, c'è tutto il resto, il 70%, quindi studio di combustibili meno inquinanti, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio un altro settore dove stiamo lavorando come con la nostra società è quello di togliere 200-300 autobotti che trasportano benzina, gasolio, eccetera, dalla Slovenia alla Croazia, che tutti i giorni percorrono autostrade che vengono qui a scaricare i prodotti petroliferi. 300 autobotti al giorno, moltiplicate per 350 giorni all'anno, sono una quantità di minori CO2 immesse nell'ambiente davvero, davvero importante. Certo. Questi sono i progetti su cui tante start-up potrebbero lavorare. Perfetto, dobbiamo chiudere perché abbiamo già sforato, è passata un'ora volata. Allora, grazie ai nostri telespettatori, io ringrazio la dottoressa Stefania Albertin, commercialista, revisore legale, esperta in finanza d'impresa, valutazione e consulente di questa trasmissione e di Sei Day Finance, perfetto. Poi il dottor Renzo Fornasiero di Sei Servizi, esperto in strumenti agevolativi per l'impresa.
6 servizi export integrati. E poi naturalmente ringraziamo, siamo veramente onorati di aver avuto il dottor Antonio Guadagnino, Chief Executive Officer di Paradigma. Grazie. Salutiamo anche Paolo Carlin, che è stato al telefono con noi. Cari telespettatori, vi aspetto fra 15 giorni con l'educazione finanziaria a casa vostra in TV per conoscere, avere più cognizioni della materia finanza ed economia. Un cordiale saluto a tutti voi. Buona serata.